Sempre io dirò, benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Lode al nome tuo, quando il sole splende su di me, quando tutto è incantevole, lode al nome tuo. Lode al nome tuo, quando io sto davanti a te, con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la sempre io dirò, benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Padre di infinita misericordia, che vuole la salvezza di tutti gli uomini, sia con tutti voi. L'azione pastorale della Chiesa ha bisogno della cooperazione di molti, perché le comunità e i singoli fedeli possano giungere alla maturità della fede e l'annunzino costantemente con la celebrazione, con l'impegno formativo e con la testimonianza della vita. Tale cooperazione viene offerta da quanti si dedicano al servizio della catechesi, sia nella prima iniziazione, sia nella successiva istruzione e formazione, condividendo con gli altri ciò che essi stessi, illuminati dalla parola di Dio e dal Magistero della Chiesa, hanno imparato a vivere e a celebrare. Per voi, nostri cooperatori, benediciamo ora il Signore, implorando su di voi la luce e la forza dello Spirito Santo di cui avete bisogno per il compimento del vostro servizio ecclesiale. Ascoltate la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in Lui? E come potranno credere senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno senza essere prima inviati? Come sta scritto: quanto son belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene. Parola di Dio. Rendiamo grazie.
pare che il testo dell'Apostolo Paolo che abbiamo appena ascoltato ci aiuti a capire bene il senso, il significato, il valore dell'essere catechista in una comunità cristiana, quindi del vostro servizio, di cui vi ringrazio veramente a nome di tutta la Chiesa. Paolo fa riferimento alla fede e, parlando della fede, mette in campo il cuore, la bocca e i piedi, tutta la persona. Il cuore, la bocca e i piedi, appunto, indicano la totalità della persona. E già questo ci fa capire che quando parliamo della fede abbiamo a che fare con una decisione, chiamiamola pure anche con una pratica, che coinvolge tutta la persona. La fede non resta nel chiuso del proprio cuore, non è una intenzione interiore, una disposizione interiore, ma la fede si dice, meglio dice il Signore, e dice del Signore il suo desiderio di averci tutti salvi. Noi forse ci siamo abituati a questa espressione, o forse questa espressione non l'abbiamo ancora colta in tutta la sua pregnanza, in tutta la sua profondità, in tutta la sua bellezza. Il Signore desidera averci tutti salvi, cioè desidera che la nostra vita, alla fine dei conti, non risulti una vita fallita, ma risulti una vita piena, una vita che mantiene le promesse che porta con sé, una vita che corrisponde al desiderio di Dio, ma che corrisponde anche al nostro desiderio. Chi di noi non desidera che la propria vita sia una vita piena, una vita bella, una vita riuscita? Tutti i giorni noi, alla fine della giornata, anche se non lo facciamo e non lo diciamo esplicitamente, facciamo un po' i conti con quella giornata. E se è stata una giornata, magari usiamo anche l'aggettivo un po' generale, un po' generico, ma significativo, bella, segnaliamo che quella giornata è stata una giornata spesa bene, che ha mantenuto le promesse, che ci ha fatto gustare in pienezza la vita. Questo è il desiderio di Dio, che la vita degli uomini sia una vita compiuta, una vita appunto salvata. Ecco, la fede ha a che fare con questo desiderio di Dio, lo riconosce e lo asseconda. E la fede appunto diventa quella decisione che prendiamo nella nostra vita, nel profondo del nostro cuore, ma che poi si dice del Signore. Ecco, il riferimento alla parola, il riferimento alla bocca. E proprio perché questa fede si dice, e dice del Signore, non resta ferma, va a cercare qualcuno, si mette in movimento, in cammino, si comunica, non dice solo del Signore, ma comunica agli altri. Ecco il riferimento ai piedi, al cammino. Quindi Paolo, in questa prima parte del suo testo, ci aiuta a comprendere quanto è decisiva per la nostra vita e per la vita di tutte le persone la fede, quanto è decisiva per la vita dei ragazzi che voi avete a catechismo, anche se sono ancora piccoli, magari la prima elementare, anche se sono nel momento dell'adolescenza dove fanno fatica, no, a rendersi conto di questo e vivono anche una sorta di presa di distanza, di ribellione, di lontananza, di rifiuto
della fede, di tutto ciò che ha a che fare con la fede. È decisiva per la loro vita, per la loro vita in quel momento particolare, in quel momento particolare. E poi nella seconda parte l'Apostolo, con una serie di domande, ci conduce proprio alla catechesi, a quell'annuncio, a quell'annuncio che consente a qualcuno di venire a sapere del Signore, di conoscerlo, di conoscere il suo desiderio, di comprendere il suo desiderio e di dire il proprio sì, di aderire a questo desiderio di Dio. E c'è una sorta di cammino che viene tracciato. Come potranno credere senza aver sentito parlare? Appunto, proprio perché la fede è annuncio, uno arriva alla fede se qualcuno gliene parla. Non è un moto spontaneo, è la risposta ad una parola che mi raggiunge, che raggiunge la mia vita. E come è importante oggi che qualcuno parli del Signore. Non è più così scontato che si parli del Signore, anche nelle nostre case. Anche nelle nostre case. Magari capita a voi, soprattutto chi inizia con le prime classi di catechismo, di trovare dei ragazzi che non sono in grado di compiere i gesti elementari della fede come un segno della croce e di dire quelle preghiere che abbiamo imparato prima di tutto a casa nostra, prima ancora che in parrocchia. Come è importante che qualcuno parli del Signore, perché se non c'è nessuno che parla del Signore è difficile appunto arrivare alla fede. E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? C'è modo e modo di parlare. C'è un parlare che notifica semplicemente qualcosa, che trasmette una notizia, che passa appunto una notizia, e c'è un parlare carico di affezione, carico di passione, appassionato, che diventa annuncio. Che diventa annuncio. Questa è la parola della fede. Parola della fede non è semplicemente il dire o il dare qualche notizia riguardo a Dio, riguardo alla Chiesa, riguardo alle cosiddette verità cristiane, ma è quella parola che dice in modo appassionato il Signore. È quella parola che dice in modo appassionato, quella parola che esce dalla nostra bocca, ma anche quella parola che è la nostra vita, la nostra vita. Perché l'esperienza la facciamo un po' tutti, gli altri prima di ascoltare quello che noi diciamo, guardano e vedono quello che noi facciamo. E allora mi pare un po' delineato anche la figura del catechista. Il catechista chi è? È colui che annuncia, che annuncia, a cui parola ha dentro questa profonda, questa carica profonda, questa passione profonda per il Signore, per una vita salvata. E questa passione profonda là dentro perché per primo l'ha sperimentato. Quando noi sperimentiamo una cosa bella, viviamo una cosa bella e la comunichiamo agli altri, e si capisce che quella cosa che comunichiamo agli altri come bella lo è stato prima per noi, lo è per noi. Allora che cosa chiediamo stasera al Signore? Chiediamo innanzitutto che nelle nostre comunità sempre più cristiani sentano questo desiderio di comunicare, di annunciare la parola bella
della fede. E la parola bella della fede è che il Signore desidera la salvezza di tutti, che il Signore desidera non perdere nessuno dei suoi figli. Chiediamo al Signore che voi siate capaci di questa parola, che è un annuncio, che è un annuncio. Lo siate con la passione del vostro cuore, con la competenza delle vostre conoscenze, non solo con la parola che dite, ma anche con il modo con cui vi ponete con i ragazzi e vivete, vivete da catechisti, non solo nel momento dell'incontro di catechismo o della catechesi, ma vivete da catechisti tutta la vita, la vostra vita e la vita nella vostra comunità. E preghiamo per i nostri ragazzi questa sera anche, perché il loro cuore si lasci raggiungere da questa parola, quella della fede, che cambia le cose, che apre ad un ascolto pieno di fiducia del Signore, che apre anche ad una parola che si fa invocazione, domanda, preghiera al Signore, che apre a tutta la propria vita questa presenza del Signore. Magari li avete già individuati tra il gruppo di catechismo, quelli che stanno facendo più fatica, quelli che sono anche più restii. Ecco, questi dovrebbero diventare oggetto di una preghiera più insistita e anche più appassionata, una preghiera che si fa preghiera di intercessione. Anche questo è un modo di essere catechisti, imparare ad ospitare i ragazzi, i propri ragazzi, nel nostro cuore, perché siano presenti anche nella nostra preghiera, quella che rivolgiamo ogni giorno al Signore.
Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di coloro che credono. Animati da questa certezza, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Tira tutti a te, o Signore. Fa che tutte le nazioni riconoscano in te, o Padre, l'unico vero Dio e in Gesù Cristo il Figlio che tu hai inviato. Preghiamo. Attira tutti a te, o Signore. Manda operai nella tua messe, perché il tuo nome sia glorificato tra le genti. Preghiamo. Attira tutti a te, o Signore. Tu che hai mandato i discepoli a predicare il Vangelo, aiutaci ad estendere la vittoria della croce. Preghiamo. Attira tutti a te, o Signore. Rendici attenti e docili alla predicazione degli apostoli e coerenti con gli insegnamenti della nostra fede. Preghiamo. Attira tutti a te, o Signore. Tu che oggi ci chiami al tuo servizio per i fratelli, fa che siamo ministri della tua verità. Preghiamo. Attira tutti a te, o Signore. Confermaci nell'umile dedizione alla tua Chiesa, perché mentre insegniamo agli altri siamo sempre pronti a imparare e a servire. Preghiamo. Attira tutti a te, o Signore. La grazia dello Spirito Santo guidi le nostre parole e i nostri cuori, perché rimaniamo sempre nel tuo amore e nella tua lode. Preghiamo. Attira tutti a te, o Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Guarda con bontà, o Padre, questi tuoi figli e figlie che si offrono per il servizio della catechesi. Confermali nel loro proposito con la tua benedizione, perché nell'ascolto assiduo della tua parola, docili all'insegnamento della Chiesa, si impegnino a istruire i fratelli e tutti insieme ti servano con generosa dedizione a lode e gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Prima di darvi la benedizione, vi invito e vi consiglio di prendere in mano l'Evangelii Gaudium, soprattutto la prima parte, quella che parla della gioia del Vangelo, dove il Papa dice molto bene che cos'è questa gioia del Vangelo e come la si comunica. Penso che possa essere un utile istruzione, un utile strumento anche da utilizzare personalmente, magari anche nei vostri incontri come catechisti. Io stasera ho usato la parola di catechisti, ma so che sono presenti anche gli animatori e tutte altre persone che si occupano del cammino educativo dei ragazzi. Quello che ho detto rivolgendomi ai catechisti vale per tutti. Il Signore sia con voi. Dio, che ha rivelato in Cristo la sua verità e il suo amore, vi faccia testimoni nel mondo della sua carità e del suo Vangelo. Il Signore Gesù, che ha promesso di rimanere con la sua Chiesa sino alla fine dei secoli, renda efficaci le vostre parole e le vostre opere. Lo Spirito Santo sia sopra di voi, perché siate veri cooperatori e ministri della parola. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate per le strade di tutto il mondo.
festa, c'è un posto per ciascuno. Dicendo è vicino il regno dei cieli, guarite i malati, mondate i lebbrosi, prendete la vita a chi l'ha perduta. Andate nelle strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa, c'è un posto per ciascuno. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa, c'è un posto per ciascuno.